Bentrovati a tutti voi dal TG Cronache. Dunque, Matteo Messina Denaro continua ad essere latitante ormai dal 1993, ma gli inquirenti cercano di colpire chi sta intorno a lui e chi favorisce la sua latitanza. E questo il senso dell'ultima operazione nel Trapanese che ha portato a 12 arresti. In manette è finito anche il re dell'Eolico, un imprenditore, Vito Nicastri. Secondo gli inquirenti avrebbe favorito finanziariamente la latitanza del boss. In manette i nuovi colonnelli del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, la primula rossa dei latitanti, imprendibile dal 1993. Tra i 12 arresti di questa mattina all'alba ci sono infatti i capi delle famiglie di Vita e Salemi, Salvatore Crimi e Michele Gucciardi, alcuni gregari e anche l'uomo del vento, come lo definì qualche anno fa il Financial Times, Vito Nicastri, il re degli impianti eolici nel sud Italia, arrestato con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. 62enne, era già sorvegliato speciale dal 2013, quando gli furono confiscati i beni per 1.300.000.000 di euro. Sarebbe lui uno dei principali finanziatori della latitanza di Messina Denaro. Secondo gli investigatori, gli arrestati, servendosi anche di professionisti nell'ambito di consulenze agricole e immobiliari, erano riusciti a realizzare investimenti in colture innovative per la produzione di legname e di attività di ristorazione attraverso società intestate a terzi. L'ultima traccia per arrivare a Messina Denaro era stata fornita dal pentito nonché cugino acquisito del boss, Lorenzo Cimarosa, ora deceduto. Dal carcere Cimarosa aveva parlato di una borsa piena di soldi che Nicastri avrebbe consegnato a un capomafia trapanese, Gucciardi appunto, che sarebbe finita nelle mani di Francesco Guttadauro, nipote prediletto della Primula Rossa, attualmente in carcere al 41 bis. Quella borsa, che girò di mano in mano al termine del 2012 nella provincia di Trapani, è stata forse l'ultima prova concreta della presenza di Messina Denaro in Sicilia. All'interno c'era il ricavato della vendita di un grande vigneto che Nicastri aveva comprato ad un'asta giudiziaria. Parte proprio da questo terreno l'inchiesta che ha portato agli arresti di oggi e che proverebbe le infiltrazioni mafiose negli investimenti immobiliari su terreni agricoli offerti, ma soprattutto sull'energia eolica, evidentemente considerata dalle cosche un enorme affare da gestire dal quale trarre profitti in apparenza legittimi. Quelle terre vendute a Nicastri erano appartenute ai cugini Salvo, legati a Cosa Nostra, che avrebbero voluto espiantare i vigneti e utilizzarli in un altro fondo, ma furono proprio i boss vicini a Messina Denaro impedirglielo. Noi riteniamo che questi soldi fossero una parte del corrispettivo che gli imprenditori di San Giuseppe Iato hanno pagato per l'acquisto della tenuta dei Salvo, corrispettivo che è stato pagato in parte in nero. Il denaro nero sarebbe stato spartito dagli uomini di Cosa Nostra, i quali avrebbero pensato anche di mandarlo a Messina Denaro. Durante l'operazione di oggi anche 3 aziende sono state messe sotto sequestro. Restiamo in Sicilia perché tra i 91 migranti approdati ieri a Pozzallo a bordo della nave della ONG spagnola Proactiva Open Arms c'era un giovane eritreo di 22 anni, arrivato in condizioni fisiche disperate, malnutrito e con problemi respiratori. Appena sceso dalla nave è stato trasferito in ospedale a Modica. Dopo qualche ora le sue condizioni sono peggiorate. Il giovane è morto per fame, per la malnutrizione che da mesi ha contribuito a peggiorare il suo già precario quadro clinico. Al centro invece di una inchiesta della Procura di Messina c'è una presunta tangente per i lavori di realizzazione di 3 lotti dell'autostrada Siracusa-Gela da completare. Questa autostrada è ancora da completare da Rosolini fino a Gela. Anche in questo caso ci sono stati degli arresti eccellenti, tra i quali ai domiciliari è finito il presidente di Condotte SpA, un'impresa leader nel settore delle costruzioni, e anche il vicepresidente del consorzio Autostrade Siciliane, finito però in cella. Senso di impunità e spregiudicatezza. Il giudice delle indagini preliminari di Messina qualifica con questi aggettivi il presunto comitato di affari che avrebbe messo le mani sugli appalti per completare l'ultimo tratto di autostrada che taglia la Sicilia orientale da nord a sud, da Messina fino a Gela.
Proprio sull'aggiudicazione dei tre lotti finali da Rosolini, in provincia di Siracusa, a Gela, sono stati accesi i riflettori della magistratura di Messina e l'inchiesta ha avuto oggi una sua prima clamorosa svolta con 6 arresti. Le accuse sono di turbata libertà degli incanti, abuso d'ufficio e corruzione. L'indagine è partita da una segnalazione del TAR, il Tribunale Amministrativo, a cui avevano fatto ricorso le ditte escluse dalla gara di affidamento dei lavori. Ai domiciliari sono finiti Duccio Astaldi, il presidente del Consiglio di Gestione di Condotte SPA, colosso nel settore delle costruzioni, Antonio D'Andrea, presidente del CDA di Cosige SRL, l'avvocato Stefano Polizzotto, capo fino al 2013 della segreteria tecnica dell'ex governatore siciliano Rosario Crocetta, e un funzionario del consorzio autostrade siciliano Gaspare Sceusa. Custodia cautelare in carcere invece per il vicepresidente del consorzio autostrade Antonino Gazzarra e per il finanziere Nicola Armonium. A completare il presunto comitato di affari altre 5 persone che risultano adesso indagate a piede libero. Al termine di una lunga procedura andata avanti tra il 2014 e il 2015, l'appalto era stato assegnato al raggruppamento temporaneo di imprese Condotte per l'Acqua SPA e Cosige SPA. Secondo gli inquirenti, la commissione aggiudicatrice avrebbe fissato molte sedute con il finto intento di ottenere chiarimenti sulle offerte presentate dai concorrenti, attività di mera facciata per coprire la scelta già fatta dell'aggiudicatario. Violando la legge contestualmente alla stipula, era stata inserita nel contratto d'appalto una clausola che prevedeva la possibilità di posticipare i termini di consegna del lotto prioritario e di ultimazione dell'opera. Inoltre, furono autorizzate le ditte aggiudicatrici a stipulare un contratto di subappalto per una consulenza legale con un'altra società, la Pachira Partners. La Pachira avrebbe poi incassato per il servizio offerto 1.650.000 euro, ma la somma in realtà, secondo i magistrati, sarebbe stata una provvista creata per remunerare il vicepresidente del CAS, Gazzarra, una tangente. Contemporaneamente, infatti, il pubblico ufficiale avrebbe incassato esattamente la stessa somma come compenso di una consulenza da lui fornita alla Pachira Partners. Siamo al giallo di Pescara, si continua a scavare nelle ultime ore di vita di Alessandro Neri, il giovane di 29 anni, scomparso da casa il 5 marzo scorso e ritrovato senza vita. Giovedì gli inquirenti stanno esaminando i tabulati telefonici e stanno ascoltando le persone che hanno visto per l'ultima volta il giovane. Ripartire dai punti fermi, da quei tasselli che vanno messi al centro di un puzzle tutto ancora da decifrare. I misteri sull'assassinio di Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore, provincia di Pescara, scomparso 8 giorni fa e trovato morto giovedì scorso nei pressi di un torrente nella periferia sud della città, sono ancora tanti. Dai colpevoli al movente passando per il luogo dell'omicidio, le domande senza risposta sono ancora moltissime. Per questo occorre procedere elemento per elemento per trovare l'assassino o gli assassini di un ragazzo che almeno in apparenza sembrava ben voluto da tutti. Il primo punto fermo di un'inchiesta al momento senza indagati è quello sulle cause della morte di Alessandro, ucciso da un colpo di pistola di piccolo calibro sparato alla testa da distanza ravvicinata. Un altro proiettile non letale è stato esploso e lo ha raggiunto al torace. Le modalità sembrano quelle di un'esecuzione, visto che sul corpo del giovane non ci sono segni di colluttazione. Le certezze finiscono qui e dalla linea tracciata dagli esiti dell'autopsia partono le ipotesi e le analisi sul materiale ritrovato e soprattutto su quello mancante. Sul luogo dell'omicidio è stato rinvenuto il cellulare di Alessandro Neri. I tabulati telefonici sono all'esame degli esperti e potrebbero aiutare a capire con chi abbia parlato il giovane prima di uscire di casa per l'ultima volta la sera di lunedì 5 marzo. Quello che invece non è stato ritrovato è il suo portafogli, ma solo perché Alessandro non era solito portarlo con sé. Mancano, e questo è un aspetto importante, le chiavi della sua macchina, una 500 rossa ritrovata la mattina di mercoledì in pieno centro di Pescara, lontano dal luogo dove il ragazzo è stato trovato morto. Secondo un testimone, un commerciante il cui negozio si trova davanti al parcheggio dove è stata ritrovata la 500, quella macchina il martedì mattina davanti alle sue vetrine non l'aveva vista. Una delle ipotesi è che la vettura sia stata portata lì dopo la morte di Alessandro e sia stata ripulita da qualcuno, forse dallo stesso assassino, e parcheggiata in via Mazzini. Già, ma da chi? Iris da questa mattina analizzano la macchina in cerca delle tracce del killer, qualcosa che potrebbe essergli sfuggito. Al vaglio anche i video delle telecamere di sorveglianza della zona in cerca di un segnale di qualcosa che aiuti a capire chi e perché voleva morto Alessandro. Sul movente al momento ci sono solo ipotesi, dalla pista familiare, da quei dissapori tra la famiglia della madre e quella del padre del ragazzo, smentita però ieri dagli inquirenti, al giro di brutte compagnie in cui sarebbe finito negli ultimi tempi.
Erano state trafugate dopo il terremoto dell'Aquila nelle chiese che erano state chiuse perché inagibili. Parliamo di 37 opere d'arte. Molte sono state ritrovate in una villa sulla costiera amalfitana. Dalle chiese dell'Aquila danneggiate e inagibili dopo il terremoto dell'aprile 2009 alle ville di lusso della costiera amalfitana, dipinti, tavole ma anche statue e candelabri, opere di inestimabile valore artistico, 37 in tutto, reperti che vanno dal XVI al XX secolo. I carabinieri del reparto tutela patrimonio culturale hanno accertato l'esistenza di un mercato clandestino a Salerno e provincia, diventata crocevia, dicono gli inquirenti, per il mercato nero delle opere d'arte trafugate. Quelle presentate oggi erano il frutto di una vera e propria opera di sciacallaggio nelle chiese abruzzesi a vantaggio di collezionisti privati. Ci sono state più segnalazioni e poi tenga presente che il mondo degli imprenditori o degli amanti delle opere d'arte è anche un mondo ricco di invidia, nel senso che il possesso di un'opera d'arte da parte di un soggetto suscita l'invidia in chi vorrebbe avere questa medesima opera d'arte. Pertanto, diciamo, è stata un'analisi di più informazioni, un'analisi strategica che poi ci ha consentito di centrare il bersaglio. Gli acquirenti disposti a pagare cifre da capogiro per queste opere, si parla di decine e decine di milioni di euro, ma non è semplice attribuire una corrispondenza economica ai reperti, fanno sapere gli investigatori. Intanto proseguono le indagini della Procura di Salerno per individuare i personaggi dediti alla ricettazione di opere d'arte antica, collezionisti senza scrupoli disposti ad acquistare le opere antiche senza accertarne la provenienza. Le comparazioni delle immagini dei beni trovati con quelli censiti nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti hanno confermato i furti avvenuti negli ultimi anni. Il Consiglio di Stato, respingendo i ricorsi che erano stati presentati dalla Regione Abruzzo contro il Ministero dell'Ambiente ed alcune società, ha di fatto dato il via libera alle attività di trivellazione e ricerca di gas al largo della costa adriatica dall'Emilia-Romagna fino alla Puglia. E adesso due lutti hanno colpito il mondo dello sport, del giornalismo e dell'imprenditoria. A 73 anni è morto a Montebelluna, in provincia di Treviso, Ivano Beggio, storico fondatore dell'Aprilia. E a 27 anni aveva assunto la guida di Aprilia, orientandola sempre di più verso la produzione di mezzi sportivi. Senza di lui non sarebbero nati campioni come Valentino Rossi e Max Biaggi. Oggi l'addio a Luigi Necco, morto a Napoli all'età di 83 anni. È stato uno dei volti più popolari di 90° minuto, il cronista sportivo che ha raccontato i due scudetti del Napoli e l'epopea di Diego Armando Maradona. Luigi Necco è scomparso all'alba di questa mattina, due mesi prima del suo 84° compleanno, stroncato da una grave insufficienza respiratoria. Inconfondibile corrispondente della storica trasmissione ideata da Maurizio Barenson, Paolo Valenti e Remo Pascucci, ha raccontato il calcio dal 78 al 93 con garbo e signorilità, usando nell'Italia del tifo e dei campanili l'ironia tipica dello scugnizzo cresciuto nei vicoli della sanità, lo stesso quartiere di Totò. Eravamo dei pupazzoni manovrati da Valenti, morto lui, addio programma, rivelò Necco poco più di un anno fa. Negli occhi degli spettatori restano i suoi saluti con la mano a fine collegamento, attorniato dai tifosi dello Stadio San Paolo. Inter chiama, Napoli risponde. Giornalista Rai, per un breve periodo lavorò anche a Mediaset curando le dirette dai campi di calcio, prima di terminare la sua esperienza professionale nell'emittenza privata di Napoli, come conduttore di una striscia di cronaca quotidiana nella quale denunciava i problemi della città. Consigliere comunale nelle liste dei Democratici di Sinistra, nell'81 fu gambizzato dalla camorra all'uscita da un ristorante di Avellino. Aveva raccontato uno scambio di regali e messaggi tra il boss Raffaele Cutolo e Antonio Sibiglia, presidente del club irpino. In precedenza aveva documentato il dramma del terremoto che nell'80 aveva devastato la Campania centrale. Definirlo cronista sportivo sarebbe dunque riduttivo. Necco era molto altro ancora, intellettuale, scrittore, ma soprattutto appassionato di arte e archeologia. Tra i suoi scoop, il ritrovamento del tesoro di Troia, che tutti davano per disperso dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Un uomo d'altri tempi, insomma, che aveva fatto del giornalismo, anche d'inchiesta, una vocazione prima ancora che un lavoro.
La sua salma sarà esposta nella camera ardente dell'ospedale Cardarelli. I funerali si terranno domani a mezzogiorno nella chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, in Piazza degli Artisti a Napoli. Arrivederci. Per oggi è tutto, TG Cronache torna domani. Buona giornata.